Non bastava la carenza idrica a Vibo Valentia, un'altra mannaia cade in testa ai cittadini. Quella poca acqua che sgorga dai rubinetti è risultata non potabile per un'eccessiva quantità di cloro, oltre il limite previsto dalla legge, dicono i responsabili della Sorical, anche se, è notizia di ieri mattina, l'emergenza sta per rientrare. Pare che dall'esito dei controlli due serbatoi su tre sono già nella norma, ma i cittadini continuano ad essere preoccupati. È una vita che sono ridotto così con l'acqua qua a Vibo Marino, ma non solo Vibo Marino, c'è Pivone, Portasoldi. Avete visto le fotobotte della protezione civile? No. Nemmeno stamattina? No, io non l'ho visto, stamattina che ho in giro. Io pago l'acqua, la bolletta dell'acqua, la benzina per andare alla fontana fuori Vibo, perché qui in Vibo non c'è, vado fuori comune. Il personale, perché sono anziano e non posso portarlo al primo piano senza ascensore. Io l'acqua la pago da 4 a 5 volte. Naturalmente sono anni che i denti me li lavo con la bottiglia. Con tutti questi soldi del PNR, invece di sperperare i soldi in piazze e in piazzette, qua si poteva fare benissimo una rete idrica nuova, in modo che Vibo potesse essere veramente una cittadina e non un paesone. Il caffè è buono, che la, cioè, a parte che c'è il depuratore, però c'è pure l'acqua buona che la porta di Filadelfia. Quindi non ho mai usato acqua di Vibo, solo pago la bolletta 1000 euro, al mese, 1000 euro l'anno. Passerà prima o poi, no? Speriamo. Mi dispiace per la nuova giunta, perché se l'è ritrovata da scappa e collo, magari c'era già questo problema dell'acqua. Comunque l'importante è risolvere. C'è sempre stato questo problema dell'acqua, il problema è che è uscito adesso, ma non è una novità per noi purtroppo. Nel 2024 non so cosa fare, è la priorità di tutto. Certo, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, non è che adesso chiunque sarà risolverà il problema immediatamente, ma qualcosa bisogna farlo e dirlo anche, magari ci mettiamo anche noi volontari a dare una mano. L'acqua non è potabile, è un disagio che... colpisce tutta la comunità. Speriamo che si risolva più presto possibile. Il sindaco Enzo Romeo tranquillizza la popolazione. Anche se la situazione sta migliorando, dichiara, è bene attendere i risultati dei campioni prelevati da parte dell'azienda sanitaria provinciale. La situazione è una situazione ancora non del tutto definita, però i valori delle analisi fatte sulle acque sono migliorate tantissimo, per cui speriamo di poter dare delle ottime notizie ai cittadini al più presto.